3:30, siamo a Villa di Serio, c'è vento, ho dovuto mettere la giacca, per fortuna che l'avevo in macchina perché sono partito senza, da Villa di Serio per 30 km sulla pista del Serio. Dovrei arrivare domani mattina, cioè stamattina, presto. Dovrei arrivare stamattina presto su in montagna a onore. Quindi Villa di Serio, onore, a piedi. Riusciremo? Penso proprio di sì, speriamo. Dovuto attaccare già la lampada frontale perché parecchio buio. Ma proprio non capisco che cacchio sia questa roba qua. Sono attaccati ai carrei. È un casino della Madonna. Eccolo qua. Clusone 27 km. Ah, non so cosa si può vedere in questo momento perché le luci sono davvero basse. E sono più o meno ad Alzano Lombardo. Eccola l'alba, si comincia a vedere il sole là dietro. Eccola lì. Saranno 1:30 che cammino, sono nei pressi di, sto quasi per arrivare a Cene. E ho visto un cartello che non mi piace per niente, che dice che il tratto Cene-Gazzaniga è interrotto. Bah, speriamo bene. Regola numero uno. Ogni tanto fa riposare i piedi e asciugarli. Via i calzini, via tutto. Ci si ferma un attimo e poi si riparte. Mi trovo a Cene e adesso la pista sostanzialmente è diventata una strada urbana del paese. Sono 2 ore che cammino, ho fatto 12 km sostanzialmente. Il sole è definitivamente sorto e cominciano anche i primi dolorini perché ho male all'anca destra. Sono passate 2:27, ho un po' rallentato e mi sono fermato al paese prima a cambiare le calze, a asciugare un po' i piedi. I piedi stanno un pochino meglio, ma non ho fiacche per il momento. Comincia un po' a farsi sentire l'anca, che non è al massimo. Si vede che sto camminando male, sto caricando male a destra. Abbiamo iniziato una strada asfaltata che mi sta un po' facendo male, un po' casnigo, e dovrei arrivare nella zona del Costone, Pontenossa, soprannominato anche dai bergamaschi Costone Beach. Vediamo come prosegue. Intanto sono 20 km secchi in questo momento, un po' di dolorini vari. Devo andare
Rosone, poi entro qua. Va così. Ok, adesso la strada comincia a salire e ci portiamo sull'altipiano di Clusone. Siamo arrivati a Clusone e adesso bisognerà prendere una strada che non conosco fino ad arrivare a nella zona di onore. Adesso questo è uno dei problemi, le grosse strade, le grosse arterie stradali hanno tagliato via tutto quello che è la possibilità. Il camminamento, i cammini. E adesso sto prendendo una strada che non si vede dove va, speriamo che mi riporti lì dove voglio andare. Non so se si vede, ma io dovrei andare lì. Qua. Proprio qua sotto, qua sopra c'è il Pora. Io devo andare là sotto. C'è ancora di strada, però vedo almeno la meta. Vabbè, 31 chilometri. In 5 ore e 37 intanto sono, sto girando per Clusone perché onestamente ho perso un po', cioè so dove devo andare ma c'è questa statale bruttissima che rompe le scatole, la stanchezza si fa sentire, guarda faccio fatica, dolore forte. Manca 7 km più o meno. Andiamo, forza. Allora, lì c'è la maledetta statale che mi sta facendo perdere un sacco di tempo. E lì così c'è il lago di Lovere. Lovere là dietro, a nord del lago di Lovere, lago di Iseo. È puro calvario. Adesso fa male tutto davvero. E non ho più forza per spingere nelle gambe, in più strada asfaltata, caldo, sono quasi arrivato, sono praticamente ad onore. Eccolo il cartello di onore, eccolo lì. Manca ancora un po' perché io devo andare oltre onore, entrare nella valle. Stiamo davvero procedendo a rilento, a parte i dolori e la forza che mi manca. Siamo a 36 km in 6 ore 47, saremo attorno alle 11, mi fa caldo, ora da fa davvero caldo. Eccoci qua, arrivati all'ingresso della valle di Tete. Bene, abbiamo fatto. E dopo andiamo a casa e facciamo il debriefing, chiudiamo un po', facciamo un po' riepilogo di questa camminata. Grazie per avermi seguito. Se volete vedere le imprese del futuro, iscrivetevi o mettetemi un like, quantomeno per lo sforzo che ho fatto. Ciao.